Continuano a pervenirci numerose domande relative a numeri e metodi. Come va montato questo? A quanto devo mettere quell'altro? Cosa mettiamo qui? Cosa mettiamo là? Numeri. È importante, dire che ognuno in questo argomento ha le proprie competenze. Come non è neanche giusto che io vada a sostituirmi a un tecnico, ovvero dopo può saltare fuori che ma quello che fa i video ha detto che questo va montato così, che qua bisogna mettere qua, e non è giusto, in quanto ciascuno potrebbe avere la propria metodologia, ciascuno potrebbe avere il proprio occhio clinico e ciascuno potrebbe rispondere per ciò che fa e ciò che dice, non per sentito dire. Quindi non è neanche logico che io mi metta a dettare numeri, metodi, per quanto riguarda la tecnica di messa a punto del mezzo, in quanto ci sono persone preparate appositamente. Quello che io faccio in questi video è una serie di suggerimenti e di consigli per quanto riguarda il metodo di approccio, la metodologia di pratica di questa attività sportiva, iniziale tra l'altro, non un avvocato del diavolo che dà input per quanto riguarda la configurazione di un mezzo che tra l'altro da stare a casa non è comprensibile che possa essere applicata, perché intanto bisogna essere in pista e bisogna essere lì. Bisogna capire il problema e bisogna inquadrare il problema sul posto. Quindi per corrispondenza non si conclude niente e non ha alcuna utilità. Quello che è importante però è lo spirito e la metodologia con cui affrontare l'inizio di questa attività sportiva. Il proseguimento dopo è una faccenda in sé, è una cosa che viene da sé con lo sviluppo delle proprie conoscenze, in quanto prima di un sentito dire è importante che una certa prova venga toccata con mano dall'interessato, sperimentata in proprio, in quanto c'è tutto il tempo per farlo, soprattutto all'inizio, e tutto il tempo per digerire la risposta di questa, di una certa azione nei confronti del mezzo e nei confronti chi eventualmente può darci un consiglio da parte di persona competente e di tecnico in merito. Pertanto, se ci fate caso, nei video precedenti, in alcuni video precedenti, io mi sono limitato a dare descrizioni della componentistica che costituisce un kart, nonché di un assetto di default, ovvero iniziale, per quanto riguarda le prime uscite. Non mi sono sognato di dire che se il kart sottosterza bisogna correggere in un determinato modo. Assetto di default, ovvero all'inizio, fino a che non sia assunta una guida competitiva, mantenere un assetto di default per come nasce un telaio e le eventuali correzioni sperimentarle in proprio personalmente per vedere che effetto fanno, che effetto rendono. Quindi dare numeri, come anche è arrivato una richiesta per quanto riguarda il montaggio del sedile e come va montato. Ci sono delle misure, il sedile va montato in un certo modo e quelle misure per quanto riguarda tra l'altro un certo tipo di kart, ogni tipologia di kart può avere le proprie misure. E quelle vanno rispettate per ottenere una giusta equilibratura del telaio, perché abbiamo detto che la posizione del pilota è importantissima per quanto riguarda la bilanciatura del telaio, perché il peso del pilota incide particolarmente sul peso complessivo del mezzo nell'ordine di marcia e quindi la posizione deve essere quella. Però, siccome esistono misure, tra l'altro, che ciascuna casa costruttrice di un telaio potrebbe avere,
darle in senso universale potrebbe essere sbagliato. In internet c'è la possibilità di consultare le metodologie di montaggio, le misure di montaggio di un sedile, che tra l'altro appunto ci sono case costruttrici che adottano il loro metodo e la loro misura. Misura magari che per un altro disegno di telaio non vada bene, quindi bisogna cercare di autonomamente vedere cosa dicono questi articoli sul web specifici, e nello stesso tempo torniamo al discorso di adottare l'ausilio di persone competenti in merito che ci possono indicare, addirittura ci possono montare il sedile nella posizione ideale. Sempre cercando di approcciare in maniera abbastanza economica relativamente questa attività sportiva, in proprio possiamo, con il metodo fai da te, cercare un amico che con noi possa condurre questa attività a livello hobbistico, almeno inizialmente. Vi ho detto che inizialmente a livello hobbistico può andare perfettamente, dopodiché i risvolti saranno affidati al tempo e alle occasioni che si presenteranno eventualmente. Però inizialmente potrebbe essere organizzato in modo che in società con un amico si possa iniziare questa esperienza, addirittura con un singolo kart da condividere con un altro amico. Ecco che le spese sono già relativamente più contenute, in quanto vengono suddivise e ci sono questi vantaggi. Oppure un kart a testa, e ci si alterna in pista. Una volta uno fa il pilota e l'altro fa il meccanico, la volta successiva con il proprio kart, oppure con un kart solo, abbiamo detto, ci si invertono i ruoli. Uno fa il meccanico e l'altro fa il pilota. È meglio che ciascuna giornata preveda un compito specifico, non che alla mattina io faccio il pilota e al pomeriggio faccio il meccanico, ma dire magari ci si va in pista una volta alla settimana. Ecco che una volta un certo ruolo lo faccio io e la volta successiva lo stesso ruolo lo fa quell'altro. Facciamo le cose insieme. Facendo le cose insieme ci si condivide l'hobby, ecco che diventa più, addirittura più abbordabile, più vantaggioso per quanto riguarda le spese. E nello stesso tempo facciamo esperienza, che è quella che conta. Se in una giornata Tizio fa il pilota e io faccio da meccanico, ecco che Tizio si allena da pilota e io faccio esperienza da meccanico, perché abbiamo detto che il kartista è giusto che si faccia una competenza per quanto riguarda la guida, la competitività in pista, ma è anche logico che si faccia una certa esperienza per quanto riguarda la manualità tecnica e meccanica nell'eseguire certe operazioni sul kart. Se per caso dovesse succedere che il kart è uno solo e deve essere condiviso in due, l'unico problema che potrebbe nascere è quello della statura, cioè ovviamente se uno è 1,90 e quell'altro è 1,70 m, probabilmente ci sono dei problemi per quanto riguarda la posizione dei pedali rispetto al sedile. Quindi anche per quello è importante che le giornate vengano distinte con i ruoli, ovvero questa volta io faccio il meccanico, la prossima lo fai tu, in maniera tale che la pedaliera si regola per chi quel giorno lì farà il pilota. Altrimenti se si facesse uno un turno e un turno quell'altro in pista, ci si ritrova a ogni volta a dover regolare la pedaliera, oppure uno dei due si deve adattare a sacrificarsi per a causa dell'altro, che è più alto o più basso, a meno che non si equivalga più o meno come statura, che allora questo problema non c'è. Comunque diciamo che l'ideale sarebbe quello di suddividere i compiti in funzione della giornata, ovvero questa volta lo faccio io, la prossima volta lo fai tu. Oppure se ognuno ha il proprio kart, questo problema non c'è,
non ci sono litigi per quanto riguarda il discorso, ma abbiamo grippato, però hai grippato tu, quindi è giusto che te lo paghi tu. Quindi bisogna anche un attimino accettare una filosofia comune, nel senso che se si decide di intraprendere con un cazzolo questa attività per suddividere le spese, è anche logico che se uno è più sfortunato dell'altro bisogna tenere conto, cioè le spese vanno comunque suddivise, ecco, altrimenti ognuno ha le sue carte e ci si arrangia distintamente. Sempre però con il giochetto del ruolo, andare in pista in due, in cui questa volta faccio il meccanico e la prossima volta il meccanico lo fai tu. Questa volta faccio il pilota io col mio kart, la prossima volta fai il pilota tu col tuo kart e io ti faccio da meccanico. Ma il meccanico cosa deve fare? Il meccanico deve imparare a ricevere le segnalazioni del pilota per quanto riscontra in pista, oltre che eventualmente supplementarlo nei cronometraggi, ovvero quando il pilota è in pista è vero che ha il proprio strumento sul volante, a cui deve dar retta soprattutto all'inizio in quanto il suo principale rivale e anche dopo perché deve avere tutti i riferimenti su quello che sta combinando man mano che la propria esperienza migliora. Però nello stesso tempo il meccanico quando il pilota è in pista non è che va a prendere il caffè, segue il pilota, ovvero a parte che potrebbe succedere che il pilota rimane a piedi in mezzo alla pista, quindi il meccanico ha l'onere di prendere il carrellino e andare a soccorrerlo per la a riportarlo nel paddock. Però un compito del meccanico è anche quello di monitorare i cronometraggi in proprio di quello che sta combinando il pilota. Ovvero, siccome questo magari non ha inizialmente il tempo e anche la possibilità di leggere lo strumento online mentre sta guidando perché è concentrato per cercare di nella guida. Il meccanico nel frattempo potrebbe anche impegnarsi per monitorarlo nei vari tratti, cioè vedere nei vari tratti come si sta comportando, quali tempi impiega. Dopodiché, quando rientra al box, nel paddock, si discute di questi tempi. Vedi, in questo punto qua fai così, in quest'altro punto là. È uno studio. Uno studio. Quindi il meccanico, quando il pilota è in pista, dovrebbe avere questo ruolo. Si mette col suo cronometrino sulla tribunetta apposita e cronometra il pilota. Invece, quando il pilota rientra, il meccanico riceve le segnalazioni del pilota per quanto riguarda, cioè si fa un piccolo briefing per quanto riguarda l'analisi di quello che è successo o si è provato in pista. Dopodiché si possono effettuare gli interventi di variazione dell'assetto per vedere nuovamente cosa succede con un nuovo assetto o con una nuova variazione di assetto. Il compito del meccanico è quello di assistere il pilota a tutti gli effetti, ovvero il pilota quella giornata ha il compito di correre, il meccanico quella giornata ha il compito di assistere tecnicamente il pilota, ovvero di mantenergli pulito il kart, di fargli il rifornimento, di effettuare degli interventi meccanici, magari se c'è da sostituire materiale usurato, come ad esempio le pastiglie dei freni, e apportare le variazioni di assetto suggerite dal pilota. O addirittura se il meccanico ha una buona esperienza nel tempo in merito, consigliare le modifiche all'assetto al pilota per il turno successivo. Il meccanico ha anche il compito di sorvegliare le gomme, ovvero lo stato, l'usura e nonché soprattutto anche quelle di mettere in pressione a freddo all'inizio e di controllarle costantemente alla fine di ogni turno per vedere se la pressione a caldo è mantenuta corretta o meno. Non dimentichiamo che ogni qualvolta il kart viene messo in pista a inizio giornata, come anche quando lo si ripone alla fine, devono essere effettuati tutti i controlli di sicurezza. Quindi, intanto che il pilota si veste, si prepara, il meccanico ha il compito anche di verificare che la funzionalità di tutto quanto sia in ordine, che i freni siano efficienti, i serraggi e tutto quanto deve essere controllato per
mantenere, garantire la sicurezza. Nel caso in cui questa strategia di condivisione dell'attività sportiva con un amico affiatato allo stesso modo fosse positiva, questo può venire buono anche nel caso in cui si abbia intenzione di fare gare. Però chi in una certa gara farà da meccanico all'amico dovrà essere comunque in possesso della licenza da meccanico, per la quale non sono necessari particolari requisiti per ottenerla, basta richiederla al medesimo ente e con questa licenza il meccanico avrà modo di accedere al parco chiuso della gara e assistere il pilota durante la manifestazione. Quindi abbiamo esemplificato quale può essere una soluzione per rendere ancora più abbordabile economicamente questa attività sportiva, condividendo con un'altra persona affiatata come noi tutto quanto viene espresso in pista. Ciao.